Allora, signori, buongiorno. Oggi faremo un'esercitazione sugli argomenti che abbiamo affrontato nelle scorse lezioni. Quindi parleremo di conduzione, evidentemente, il regime transitorio, sia nel caso di BO minore di 0,10 che nel caso di BO maggiore di 0,10 con e senza la presenza di un termine sorgente. A proposito di questo termine sorgente, termine di generazione dell'energia, ci tengo ancora una volta a precisare che l'energia ha una grandezza conservativa, cosa che sapete, immagino, ma mi fa piacere precisarlo perché nelle scorse lezioni abbiamo parlato tante volte di generazione di energia, il che è, abbiamo anche detto, formalmente scorretto, perché l'energia non si genera. Quindi questa cosa deve essere sempre ben chiara nella vostra mente. Quel termine di generazione dell'energia, impropriamente chiamato così, in realtà è un'energia in ingresso al sistema che è ottenuta dalla trasformazione di altre forme di energia, come per esempio l'energia elettrica, l'energia potenziale chimica, eccetera, in energia termica. Quindi fenomeni come per esempio una reazione chimica, l'effetto Joule, eccetera, non sono presi in considerazione all'interno dell'equazione generale della conduzione attraverso le leggi particolari che li descrivono, e quindi viene messo un termine di generazione dell'energia, ok? Che però, ripeto ancora una volta, per l'ultima volta, sperando che sia ben chiaro per tutti, l'energia è una grandezza conservativa, non si genera, quindi parliamo di generazione in maniera impropria, in realtà è una trasformazione. Però nei testi si parla di generazione, quindi è una dicitura comunemente utilizzata, anche noi a lezione la stiamo utilizzando. Però voi, mi raccomando, massima attenzione, l'energia è una grandezza conservativa. Allora, fatta questa premessa, iniziamo dal primo esercizio. Allora, vi leggo velocemente la traccia. Un cilindro di acciaio al carbonio con diametro pari a 1,2 cm e altezza H pari a 6,5 cm si trova inizialmente ad una temperatura uniforme T con I pari a 650 gradi Celsius. Successivamente il cilindro viene posto in un ambiente a temperatura T infinito pari a 20 gradi Celsius. Sapendo che la conduttanza unitaria costante sulla superficie del cilindro è pari a 25 watt sul metro quadro Kelvin, calcolare dopo quanto tempo la temperatura massima del cilindro raggiunge il valore di 70 gradi. Ora, la traccia rimarrà proiettata lì, quindi ce l'abbiamo a disposizione, non è necessario trascriverla, scriveremo alla lavagna solamente i dati principali. Prima di procedere facciamo qualche riflessione insieme, ok? Si tratta di un cilindro di acciaio al carbonio. Io ho riportato su questa slide un estratto della tabella che è disponibile sul libro di Fondamenti di trasmissione del calore, volume 1, Mastrur, Mazzei, Naso, Vanoli, e potete vedere che l'acciaio al carbonio, a seconda del contenuto di carbonio, presenta una conducibilità termica, diciamo così, elevata. Stiamo parlando di circa 40 watt sul metro cubo. Essendo evidentemente un materiale metallico, ci aspettavamo una conducibilità termica elevata. Quindi è un materiale che ha una buona conducibilità termica, certo non è elevatissima, ma insomma è una conducibilità termica che rientra tra quelle, diciamo così, elevate, e ha un diametro piccolo, 2 cm, l'altezza, scusate, avete ragione, un diametro ancora più piccolo, 1 cm e 2, con un'altezza di 6,5 cm. Ora, un oggetto metallico, piccolino, che piccolino, no? 6 cm e mezzo, un diametro di 1 cm e 2, è qualcosa di non molto più grande di un gessetto, per capirci, che inizialmente
è molto caldo, si trova a 650 gradi Celsius e viene quindi poi posto in un ambiente tipo questo, a 20 gradi Celsius, che vogliamo con una conduttanza superficiale 25 watt sul metro quadro Kelvin, che comunque denota qualcosa di più rispetto a una semplice convezione naturale. Ci chiediamo dopo quanto tempo raggiunge 70 gradi. Secondo voi, così a sensazione, ricadremo nel caso BO minore di 0,10 o nel caso BO maggiore di 0,10? Minore di 0,10. L'esperienza già ci fa capire che ricadremo in questo caso, perché dimensione caratteristica piccola, materiale con una buona producibilità. Allora procediamo nella risoluzione di questo esercizio. Il diametro del cilindro è 1,2 per 10 alla meno 2 metri, l'altezza ascia è 6,5 per 10 alla meno 2 metri, non viene specificata la percentuale di carbonio, quindi prenderemo acciaio al carbonio con 1%, 43 watt al metro Kelvin, fra poco scriveremo l'umidità. La temperatura iniziale è 650 gradi Celsius, da T infinito è pari a 20 gradi Celsius, il coefficiente di scambio, la conduttanza unitaria superficiale è 25 watt su metro quadro Kelvin. E la temperatura finale è pari a 70 gradi Celsius. Ora, in questo caso la dimensione caratteristica è il diametro del cilindro, ok? Quindi il numero di BO possiamo calcolare. In realtà la dimensione caratteristica può essere presa pari al raggio esterno. Se guardate sul libro, il raggio esterno è la dimensione caratteristica che viene utilizzata per valutare il numero di BO. In questo caso non fa differenza tra raggio e diametro, con il diametro evidentemente abbiamo una valutazione molto più cautelativa. Però se guardate le tabelle del libro, che tra l'altro sono riportate su una delle slide successive, vedete che la dimensione caratteristica è il raggio esterno. Ok? Ma ci torniamo dopo. Allora, il numero di BO, H per L su K, stiamo parlando di un H che è 25 per un ordine di grandezza di una lunghezza che è 10 alla meno 2, diviso un K è circa 40, evidentemente è minore di 0,10. A questo punto, prima di procedere, trascriviamo le proprietà di questo acciaio al carbonio, prendiamo il primo acciaio al carbonio, quindi utilizziamo queste proprietà. Densità 7801 kg sul metro cubo, calore specifico pari a 473, sono joule per kg Kelvin, e la conducibilità termica è pari a 43 watt su metro quadro. A questo punto vi chiedo la cortesia di calcolare il numero di BO. Che è applicabile il metodo delle capacità concentrate dal punto di vista operativo. Dal punto di vista, diciamo così, fenomenologico, significa che, con buona approssimazione, possiamo ritenere che istante per istante il cilindro di acciaio al carbonio sia isotermo,
e il campo di temperatura dipende solo dal tempo e non dallo spazio. In altri termini, il tempo richiesto dall'esercizio, cioè il tempo necessario affinché la temperatura del cilindro sia pari a 70 gradi, è il tempo affinché tutto il cilindro si porti di fatto alla temperatura di 70 gradi. Bene? Ora, come risolviamo questo problema? È un problema in assenza di generazione, quindi non ci sono per esempio effetti dovuti a scorrimento di elettricità, quindi effetto Joule o cose del genere. Di conseguenza possiamo impostare un bilancio di energia sul cilindro in questo modo: la potenza termica in ingresso è uguale alla potenza termica in uscita più la variazione di energia rispetto al tempo nel volume di controllo. Chiaramente, trattandosi di un cilindro caldo che si raffredda in aria a 20 gradi, avremo potenza termica in uscita, ok? Quindi nel nostro caso particolare, avremo che il coefficiente di scambio per l'area del cilindro, l'area si intende l'area superficiale esterna, per la temperatura del cilindro, che è una funzione del tempo, quindi la scriviamo in questo modo: T di teta meno T infinito, più nella scrittura della derivata dell'energia rispetto al tempo possiamo utilizzare l'equazione di stato per i solidi, e quindi scriviamo ρ per C per il volume per dT di teta su dTesa, e il costo evidentemente è pari a 0. Okay. Adesso possiamo osservare che dT di teta meno T infinito è pari a dT di teta, evidentemente. Quindi tutto può essere riscritto in questo modo: dT di teta meno T infinito diviso T di teta meno T infinito uguale a meno H A su Rho C B D teta. E questa è un'equazione facilmente integrabile. Ovviamente la variabile, se vogliamo rendere la scrittura ancora più compatta, possiamo chiamare questa differenza di temperatura T segnato, no? Quindi diventa D segnato su T segnato. Quindi per rispondere al quesito dell'esercizio dobbiamo fare un'integrale tra T segnato iniziale e T segnato finale di dT segnato T segnato, che sarà pari a meno H su Rho Cb integrale tra 0 e istante di tempo finale dθ. Il che ci restituirà logaritmo naturale di T segnato finale diviso T segnato iniziale, poiché avremo una differenza, no, di logaritmo, avremo logaritmo come risultato dell'integrale, logaritmo di T segnato finale meno logaritmo di T segnato iniziale, logaritmo di A meno logaritmo di B uguale a logaritmo di A su B, e questo è uguale quindi a meno HA Rho Cb per te, e questa teta è la nostra incognita, tutto il resto è noto. Ok? Ricordate che qui abbiamo disegnato, quindi è T finale
meno d infinito, e questo invece è d iniziale meno d infinito. Chiaro? Allora, a questo punto vi chiedo di calcolare il tempo incognito richiesto dalla traccia. E scriveremo il risultato qui. Quant'è il risultato? Il tempo richiesto è? 1028 secondi. 1028 secondi. Quindi in 1028 secondi l'oggetto si porta dalla temperatura iniziale di 650 gradi Celsius a 70 gradi Celsius, se posto in aria a 20 gradi con un H di 25, che ripeto non è bassa, quindi non è in convenzione naturale, ma presumibilmente c'è, cioè, diciamo così, un ventilatorino, no? Che ne favorisce il raffreddamento. Dubbi sullo svolgimento dell'esercizio? Come potete vedere è molto semplice utilizzare l'approccio delle capacità concentrate, e lo è ancor di più quando non ci sono termini di, virgolette, generazione. Vediamo però che cosa succede quando... No, non è questo l'esercizio col termine di generazione, è il successivo, quindi facciamo ancora un esercizio in assenza di termine di generazione, ma ne faremo anche uno col termine di generazione per capire che cosa succede, come cambia la trattazione. Ecco velocemente la traccia. Si tratta di un cilindro di acciaio al nickel, 10%, la percentuale ovviamente, di diametro pari a 2 cm, altezza pari a 6 cm. Iniziamo a scrivere subito i dati d'ingresso. Diametro 2 per 10 alla meno 2 metri, altezza 6 per 10 alla meno 2 metri. Questo cilindro attraversa un forno per subire un trattamento termico. La lunghezza del forno è pari a 4,50 m, la chiamiamo L con F, lunghezza del forno, 4,50 m. E il cilindro si trova inizialmente a una temperatura uniforme di 20 gradi Celsius, mentre all'interno del forno ci sono 1200 gradi Celsius, quindi questa è la nostra T infinito. Nel corso del suo trattamento termico la temperatura superficiale del cilindro deve raggiungere, la chiamo T con S, deve raggiungere il valore di 800 gradi Celsius. All'interno del forno la conduttanza unitaria superficiale, H segnato, è pari a 70 watt su metro quadro Kelvin. Vogliamo calcolare la velocità di attraversamento, che chiamo U, ovviamente in metri al secondo. Questa è la grandezza che vogliamo determinare. Abbiamo quindi, volendo schematizzare il problema, abbiamo quindi questo forno che possiamo immaginare realizzato in questo modo, con una sezione d'ingresso e una sezione di uscita e una certa lunghezza che abbiamo chiamato L con F. All'interno di questo forno c'è aria o quello che è alla temperatura T infinito, e questo provino, che altro non è che un cilindro, entra nel forno e deve uscire con una temperatura superficiale di 800 gradi Celsius. Quindi ci chiediamo
quale deve essere la sua velocità affinché nella sezione d'uscita presenti le caratteristiche termiche, cioè la temperatura precisamente desiderata. Ora, prima di procedere con lo svolgimento dell'esercizio, è chiaro che in questo caso l'approccio è evidentemente differente se BO è minore di 0,10 o è maggiore di 0,10, perché se è minore di 0,10 è chiaro che istante per istante il cilindro è isotermo, per cui la temperatura misurata sulla superficie, per intenderci, è la stessa sull'asse del cilindro, no? Quindi non facciamo distinzione tra temperatura superficiale o temperatura interna. Tutto il cilindro in questo caso si porterà all'uscita del forno omogeneamente a 800 gradi Celsius, secondo l'approccio delle capacità concentrate. Okay? Al contrario, se BO dovesse essere maggiore di 0,10, è chiaro che dovremmo andare a vedere la temperatura in corrispondenza proprio della superficie esterna, perché ci aspettiamo una disuniformità del campo di temperatura nello spazio e in particolare tra la superficie esterna e l'asse, già che la temperatura in questo caso è funzione non solo del tempo ma anche dello spazio. Quindi il campo di temperatura è funzione del tempo e dello spazio. Quindi la prima cosa da fare è andare a prendere le proprietà termofisiche del materiale in considerazione, quindi acciaio e nickel, 10% di nickel, lo vedete qui, questa riga qua. Quindi la densità di questo acciaio è 7945, che sono chilogrammi al metro cubo. Il calore specifico è 460, che sono joule sul chilogrammo Kelvin. E infine la conducibilità termica è pari a 26, questo è K, 26 watt su metro Kelvin. Calcoliamo come prima cosa il numero di BO, che è uguale ad H, per la stessa caratteristica di questo K. Prego di calcolare 0,054. 54, quindi è minore di 0,10 ed evidentemente il campo di temperatura sarà solo funzione del tempo. Okay? Questo significa che istante per istante la temperatura è uniforme all'interno del cilindro e possiamo utilizzare il metodo delle capacità concentrate. Ancora una volta quindi scriviamo un bilancio del tipo energia termica, per unità di tempo nel nostro volume di controllo, che evidentemente coincide con il cilindro, è uguale a energia termica che per unità di tempo esce più la variazione di energia nel tempo all'interno del volume di controllo. Questo cilindro è inizialmente freddo e entra in un ambiente caldo, quindi si riscalda, di conseguenza avremo un Q-punto in ingresso, non un Q-punto in uscita, giusto? E quindi scriveremo H per la superficie esterna del cilindro per P infinito meno P di teta è uguale a Rho Cp dt su dt. In maniera perfettamente analoga a quanto abbiamo fatto prima, potendo indicare con t segnato t di teta meno t infinito, il tutto diventa t segnato su t segnato uguale a meno h su rho cp. Il meno viene fuori dal fatto che il disegnato è t di teta meno t infinito e non t infinito meno t di teta, quindi mettiamo un meno qui davanti, okay? E troviamo questa espressione. Questa espressione può essere la
facilmente integrata, l'abbiamo visto, ottenendo, non ripetiamo tutti i passaggi, ottenendo il logaritmo naturale del t segnato finale diviso il t segnato iniziale è uguale a meno ha su rho cb per il tempo necessario a raggiungere questa temperatura finale. Ora, per risolvere questa equazione in teta, evidentemente, perché in questo momento teta è la nostra incognita, dobbiamo valutare il volume del cilindro, la superficie esterna, quindi calcolare il tempo, che scriviamo qui, sarà pari a x secondi. Lascio a voi il compito di fare i calcoli e aspetto un risultato. Allora, avete terminato i calcoli? Qualche risultato? 242 secondi. Ok, quindi il tempo è 242 secondi e ricordiamo che questo è il tempo necessario affinché il cilindro raggiunga la temperatura di 800 gradi Celsius. Ora, nello stesso tempo, il cilindro deve attraversare il forno. Quindi la velocità è facilmente calcolabile, spazio diviso tempo, e sarà pari a quanti metri al secondo? Lo spazio ce l'avete, la lunghezza del forno, il tempo l'avete appena calcolato. 0,02. Qualche altra informazione da dottore? Comunque, diciamo 0,02, siamo sull'ordine di 10 alla meno 2 metri al secondo. Questa è la velocità con la quale il cilindro che deve subire il trattamento termico deve attraversare questo forno. Dubbi? Domande? Se non ci sono domande, facciamo una piccola pausa e riprendiamo tra 5 minuti.